Derby con un sapore particolare perché Cesena e Parma, dopo un girone d'andata da protagoniste, sono appaiate a quota 37 punti a meno 3 dalle capoliste Lazio e Ternana. Arriva adesso il fischio di Greco, comincia quindi Cesena-Parma. Molto brava nel controllo, poi va a ricercare la fisicità di Jansen. Appoggio su Secchi, ancora Jansen, ce l'ha sul destro, lo fa partire e c'è la rete! Vantaggio immediato del Cesena con Sofia Ke Jansen! Occhio ai movimenti in area di rigore, va Max sul primo palo, Jansen di testa! Raddoppia il Cesena, ancora Sofia Ke Jansen! È 2-0! Pallone che viene allontanato dalla retroguardia del Parma. Parma che si affaccia alla tre quarti avversaria con Benedetti. Che riesce a liberare Mac, può affondare al numero 17, c'è spazio a destra per Lonati, viene servita Gaia Lonati, punta per Russo, punta al fondo Lonati, cross, conduce, poi apre sulla sinistra da Gago, buona la traiettoria su Ploner, conclusione respinta di mano, fischia Greco. Vambrosi a chiudere, accorcia le distanze, Caterina Ambrosi, è 2-1. Dove c'è Lonati che può puntare Perusto, serie di finte di Lonati che passa solo per un istante, molto brava Perusto che poi viene raddoppiata a casa dei cross verso Secchi, intervento provvidenziale di Ambrosi. Un Cucinello chiamata all'ennesima rimessa in gioco della sua partita, Jansen lavora bene questo pallone, va ad Anano, cross verso Secchi di testa, Martina Secchi, 3-1 Cesena, ancora lei, decimo gol stagionale per Martina Secchi. Fracaros, qui Dauria rischia sul pressing di Gago che le scippa la palla, poi va da Conguli, Conguli se la porta sul mancino in area di rigore, Conguli! Fischietto in bocca per Greco, che fischia due volte, finisce qui il primo tempo di Cesena-Parma. Chiama lo schema, Ploner che va a cercare Benedetti, traiettoria che va a sbattere su Casadei, poi la palla che vaga. Altro corner per il Parma, sempre Ploner dalla bandierina. Sul secondo palo, zona Gago, pallone troppo lungo per la numero 9 che però lo addomestica. Ripropone, allontana Jansen, Ploner prima di tutte, va col destro! Michele, pescata tra le linee, due tocchi per andare in profondità da Gago, quindi Conguli, punta Dauria, se la sposta sul destro, Conguli in area di rigore, va! Zona di Luzio, ancora Williams, cross di prima, con la traiettoria che diventa quasi un tiro, Serafino non impeccabile. Linea difensiva del Cesena all'interno dell'area di rigore. Va Michele sul secondo palo. Gago di testa. Pallone verso Williams. Controlla, converge. Poi prova ad andare in verticale. Pallone per Di Stefano. Se l'è divorato. Gaia Di Stefano a pochi passi. Michele. Di Stefano accelera, converge, poi tocca, zona di Luzio, si oppone di Serafino, sì. Trova un buon varco per Williams che scivola al momento del cross, pallone che resta buono per Benedetti. Dauria si mette nel piede, poi fischia tre volte Greco, vince il Cesena 3-1.